il professore Ferlito. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Sono qui per rappresentare il Progetto per il Sud, che è un gruppo di giovani professionisti, giovani lavoratori, che da sempre è sceso al suo fianco e ha deciso stavolta di strutturarsi in un'associazione più organizzata per essere più incisivi nel territorio. Approviamo il suo progetto, il progetto per la nostra terra, per la Sicilia. Non ripetiamo tutti i provvedimenti economici che sposiamo, come la fiscalità di vantaggio, come un'area mediterranea di libero scambio comune che guardi ai paesi del Mediterraneo molto più che ai paesi dell'est. Ma soprattutto vogliamo chiedere una cosa, che accanto a questi provvedimenti economici ritroviamo assieme la passione per la buona politica, che si ritorni a creare quel grande movimento di pensiero, quel movimento popolare che si creò dopo Giolitti ai tempi di Sturzo, fatti di corpi intermedi, protagonisti nel territorio, casse rurali, mutui, associazioni di volontariato. Dopo la Prima Repubblica pensavamo che la Seconda Repubblica fosse un sogno, fosse la ricetta, la nuova buona politica, invece si è dimostrata peggio della Prima Repubblica. E quindi vogliamo ritornare a questi principi che creò Luigi Sturzo, tutto quello di buono che c'è nella storia nostra passata. Ricordiamoci che la vera formazione professionale la creò Don Bosco, a cui è anche legato, Don Gnocchi, che creò la vera assistenza ai disabili. Se oggi abbiamo la legge 104, l'invalidità è perché ci fu uno come Don Gnocchi. Riscopriamo queste cose, basta un bipolarismo imposto e fallimentare, che vede destra e sinistra, che vede legge elettorale bipolare, un tripolarismo, tre poli. Noi ci poniamo al terzo polo, al centro, ma ci poniamo soprattutto nel terzo settore, fra Stato e mercato. Vogliamo le associazioni della gente che sappiano ascoltare la gente, che portano gli interessi della gente, protagonisti, e portano gli interessi di tutte le associazioni intermedie, che possano governare ed essere protagoniste della nuova politica per la nostra terra, la nostra regione. E ancora una volta vi auguriamo buona fortuna, siamo al suo fianco.